Conferenza 2012, quest'anno per la prima volta in Emilia-Romagna, per la prima volta in primavera. Questo proprio per ravvicinare la riflessione di tutta la rete dei centri di servizio in Italia, in vista anche di una programmazione più sensata, più partecipata, più in sinergia per il prossimo anno. Oltre 230 partecipanti, l'espressione di un mondo vitale, di una rete di centri di servizio che è capace di operare concretamente nei territori, ma anche incontrarsi per non solo travasare esperienze buone, ma anche riflettere sulle scelte fondamentali. È un tempo in cui occorre sicuramente scegliere del nuovo, essere capaci a provocarsi e a farsi provocare rispetto a quella che è una crisi generalizzata nel nostro paese, non solo economica e finanziaria, è una crisi di valori, è una crisi nel tessuto sociale. Il mondo del volontariato ha da questo punto di vista delle responsabilità in più, ma anche degli spazi che gli devono essere dati per partecipare alla ricostruzione di un nuovo modo di vivere insieme, della costruzione e dell'individuazione di uno stile di vita di una qualità diversa. I centri di servizio sono da questo punto di vista un'ossatura fondamentale, sono chiamati a confermare la scelta territoriale, perché il volontariato si radica nel territorio, a fare un salto di qualità nella relazione però all'interno delle regioni e del paese tutto. Il catalogo che ha raccolto 280 schede di buone prassi, di strumenti nate dai centri che potranno essere messi a disposizione ne è un esempio, ma è un mondo, è una rete che anche con gli interventi che abbiamo ascoltato in conferenza è capace di accorgersi di un'appartenenza più ampia, partendo dai territori, partendo dalle regioni, in una dimensione nazionale che sa stare nel mondo, sa stare in Europa, si accorge delle cose che germinano nel Mediterraneo. Ecco, le testimonianze che abbiamo ascoltato dal volontariato greco e da quello del Marocco ci stimolano da questo punto di vista, quindi, e ci forse ridimensionano rispetto a quelle che sono le tensioni interne. Quindi confermando nelle direttrici fondamentali che hanno fatto nascere i centri di servizio, perché dedicati allo sviluppo di quella componente fondamentale che è il volontariato, che poi si relaziona all'interno di tutto il terzo settore, i centri di servizio si ripropongono come volano in cui in rete, in alleanza con le fondazioni bancarie, con i comitati di gestione e ovviamente con le associazioni di volontariato e con il foro del terzo settore, le espressioni insomma di rete che il terzo settore esprime, ecco, come ripeto, soggetto portatore di intenzionalità in un mondo che deve essere capace di cambiare. E se il mondo deve cambiare, anche i centri di servizio si devono interrogare su quelle che sono le loro abitudini, su quello che è il proprio modello organizzativo, non per stravolgere, ma per fare tesoro delle esperienze e fare un salto di qualità.